Volevo dire, a Roma si dice nuce con non sta. Allora, Mario Bucci ha detto che io Vitulli, non sa neanche come mi chiamo, indicativo, oppure crede di... non so qual è la battuta, ma lui si diverte sempre a stare a fare battute, purtroppo a me non fanno ridere e molte informazioni che dà per me sono assolutamente errate. Ma a parte ciò, siccome lui ce l'ha con me perché sono andato a toccare il gruppo suo con Polletto e ho detto tante cose del mondo del gulag che a lui non piace, non perde occasione, vabbè, ognuno ha le proprie rosicate interne, bisogna di mettermi in mezzo usando la parola scemo. A parte che poi uno si qualifica per come reagisce e che parole usa. Secondo, ragazzi, io ho 215 abbonati, un Quiliano ce l'ha 91. A parte che, anche se avessi voluto mettermi tutti io ho solo 4 account, non ne ho 5, quindi ha detto che io ho messo 5, vuol dire che, secondo, Quiliano ha palesemente usato la mia immagine alterandola in un video, che è l'unico video che c'ha parecchie cliccate, chissà perché. È logico che andando a rompere le scatole a me può avere dato fastidio anche ad altre persone. Infatti andate a vedere sotto Jingle Bells i commenti, che non sono io. E poi ognuno quello che semina raccoglie. D'altronde anch'io ho i miei non mi piace, come si dice, di... Ragazzi, io ho pure troppi pochi non mi piace, perché sono andato a dar fastidio a parecchie persone e non me ne vergogno, perché ho visto le cose, il Dupont là, come si chiama, Pont, che diceva che quello del baritono ha le corde in metallo, che non è vero, un sacco di inesattezze su cos'è una chitarra, un ukulele elettrico, ma un sacco di cose che passano in cavalleria su in quel gruppo e gente che dice che un ukulele professionale può essere 50 euro, gente che dice che il Mailele è un fantastico ukulele, no, è un ukulele di livello entrata, diciamo, in italiano. E poi che succede? Ogni volta che prendono in giro me, che succede? È che io ho più abbonati, sempre, sempre di più. Da quando Guglielmo ha fatto quella operazione completamente fuori quadro, non si prende l'immagine di uno senza richiedere e si altera, ma a parte ciò lui ha preso una decina d'abbonati, io ne ho presi una cinquantina. Parlano i fatti, io ho migliorato, che ne dicono loro, perché se no metterebbero i miei ultimi video a prendermi in giro, e se avessero una possibilità di prendermi in giro, ricordatevi, la farebbero. Il problema è questo, che mentre loro fanno operazioni piaciose da provoloni, operazioni che non portano a niente, perché fuori dal mondo l'ukulele, ragazzi, quando tu c'hai 91 abbonati e ti fermi là a 88 e vai a, vuol dire che tu fuori dal mondo dell'ukulele non vai, ok? Quando io do delle dritte e dico delle cose, invece di rispondere attaccando, prendendo in giro, usando parole come scemo, desteretta, se tu vuoi entrare nel mondo della musica, devi essere capace di cantare bene, devi essere capace di accompagnarti da solo e salire su un palco da solo e reggere botta. Io ho due, tre video, due, ho fatto recentemente, sono salito sul palco di un club, non era mia la serata, lo dico subito, però per quello che ho cantato e suonato è andata più che bene. Non dico un successo enorme, però non avevo basi registrate, non mi ero fatto in tre, ma neanche in quattro, ero da solo, voce, chitarra, armonica e cavigliera per dare un po' di ritmo, basta. Se tu hai bisogno di tutti quegli artifici tecnici, vuol dire che da solo non vali niente. Chiaro? Da solo non vali niente. Fa salire certa gente su un palco, voce ukulele,
è finita, non fa niente. Ok? Vuoi avere il basso? Allora prendi una chitarra e impari a suonare anche facendo i bassi con la chitarra. Ma l'andazzo che hanno parecchie persone di suonare con looper, basi registrate, riregistrarsi, mettersi nel video. E oltretutto, non hanno tutto quel gran seguito di visioni neanche dal mondo dell'ukulele. Una persona si vede se ha colpito, se la gente reagisce, commenta sul suo canale, non sul gruppo dell'ukulele, sul suo canale e si abbona. Il resto è fuffa. Seconda cosa, io riesco ad avere mediamente 20 visualizzazioni mettendo 2-3 video al giorno. Vuol dire che la gente va, un numero di persone, mediamente, nell'insieme, va a vedere i miei video molto di più se si va a vedere nell'insieme dei video di quest'altra persona. Dell'oculiano, non parliamo del Bucci che non si sa, non ho cercato, non ho trovato neanche. Mi pare che c'era quattro gatti come abbonati. Adesso non sono riuscito neanche a l'aver chiuso il canale, non lo so. Suona sempre con una. Quindi siete passati dal prendere in giro me con i miei video a citarmi. Ragazzi, quando le persone ti citano, vuol dire che hanno paura di quello che dici e hanno paura di far vedere quello che sei in grado di fare. No, c'è uno che cacchi. E a me il mondo dell'ukulele come buon temponi non mi interessa, e questa è una delle cose che a loro. Allora, Antonio si chiama. Poi oltretutto è chiaro che tu vai a difendere una persona che, con cui ha collaborato, questa persona però è indifendibile dal punto di vista di come si è comportato e come si è relazionato nei miei confronti. Cioè, le persone che dicono immondizia musicale, chiunque prenda le mie parti è amico mio, perché loro sono così pieni di sé che pensano. Però io dall'alto dei miei 215 abbonati, delle mie esibizioni in pubblico che ho avuto successo, me ne strafotto e, se e sono loro che rosicano. E ragazzi, le cose si sono invertite. Arrivederci.